Salve, Shalom da Losanna, in Svizzera. Qualche anno che non faccio shiurim in italiano, ma fa sempre piacere ritornare alla Mameloshen. Dunque, parlerò di tre Mishnayot del quinto capitolo di Pirkei Avot. E vedremo degli aspetti importanti menzionati da queste Mishnayot, che tra l'altro sono legate anche alle ultime due Perashot che abbiamo letto Shabbat scorso, specialmente Perashat Behar. Vi condivido lo schermo, quindi le fonti. Qua. Allora, la prima è la Mishnah 7. Shiva devarim bagolem veshiva behacham. Hacham e nom daber bifnei mishi u gadol mimeno bechokhma u beminyan. Venon nichnas letoch dibrei chabero. Venon nibal leashib, shoel kainyan u meshib kahalacha. Yomer al rishon rishon al acharon acharon, yal ma she lo shama, omer lo shamati, umode al haemet, vechillu fehen bagolem. Dunque questa Mishnah delinea sette segni del saggio e dell'incolto, che il testo, l'autore chiama golem, il golem. Quindi la traduzione in italiano, in sette cose si distingue l'uomo incolto, golem, dall'uomo saggio. Uno, il saggio non parla davanti a chi è per cultura ed età superiore a lui. Due, non interrompe il discorso del suo compagno. Tre, non risponde con precipitazione. Quattro, domanda a proposito e risponde come si deve. Cinque, dice prima quello che deve essere detto, prima e per ultimo quello che deve essere detto per ultimo. Sei, di quello che non ha sentito afferma non ho sentito. E sette, riconosce la verità. Il contrario di tutto ciò si trova nell'incolto, il golem. Quindi vi condivido adesso il Perush del Rambam su Masechet Avot. Quindi, mentre spiego, voi potete leggere il testo, la traduzione è mia e il librit dal testo di Sefaria, che si trova online. E quindi, a differenza del Bur, che potremmo tradurre cafone, che è completamente privo di intelligenza e moralità, Maimonide, il Rambam, insegna che il Golem è una persona con intelletto e moralità parziali, ma non ancora sviluppati. Diciamo che ha un potenziale che non è sviluppato. E la sua mente, le sue capacità, quindi, non sono sufficienti in entrambe le aree. L'intelligenza e la moralità. Il Chacham, il saggio, è l'opposto, possiede una raffinata intelligenza e moralità ed è chiaro su entrambi gli ambiti della conoscenza. Definiamo adesso ciascuno dei sette punti elencati dalla Mishnah. Dunque, il primo punto, il saggio non parla davanti a chi è per cultura ed età superiore a lui. Il saggio rispetta la conoscenza su tutto il resto e riconosce altresì che la conoscenza si trova tanto nelle persone che possiedono un intelletto acuto che nelle persone anziane, che l'età offre all'uomo la conoscenza acquisita attraverso numerose prove, errori, attraverso la testimonianza di molti eventi e dei loro risultati. Un intelletto acuto può pensare meglio, mentre la persona anziana prevede in modo più accurato i risultati. Pertanto, la chokhmah, la saggezza è attribuita a come pensiamo e alla nostra reale conoscenza del funzionamento del mondo, di ciò che chiamiamo esperienza. Il secondo punto, non interrompe il discorso del suo compagno. Aspettare di ascoltare il pensiero completo degli altri è obbligatorio
per una buona comprensione e una risposta adeguata. L'interruzione del discorso del nostro interlocutore non ci consente di cogliere le parole volute, i concetti espressi. E quindi anche qualsiasi risposta potrebbe essere sbagliata, addirittura futile. Dobbiamo quindi aspettare che uno completi il suo pensiero, lo esprima correttamente, e solo allora potremmo essere coscientemente d'accordo o in disaccordo. Ma nessuno può valutare un'idea se non è stata espressa pienamente. La domanda che ci facciamo è perché le persone interrompono, e cioè dovuto alla convinzione sfacciata delle proprie idee, la soggettività. Ma l'uomo saggio, il Chacham, è oggettivo e non soggettivamente legato alle sue opinioni personali, alla sua agenda intellettuale, se così possiamo chiamarla. Quindi il saggio non ha alcun bisogno di far avanzare le sue opinioni, non interrompe gli altri, attende pazientemente l'idea dell'interlocutore per assicurarsi di aver compreso appieno le sue nozioni. E questo perché il saggio è cosciente di non avere il monopolio della verità. Il suo interlocutore potrebbe avere una nuova intuizione, dei nuovi angoli, e l'amore che il saggio prova per la saggezza gli impone la pazienza. E, come si dice anche in Ibrit, mi colme la medaglia scalti, il saggio desidera imparare da qualsiasi persona. Terzo punto, non risponde con precipitazione. È legato al punto precedente, ossia la fretta non consente a una persona di digerire, tra virgolette, completamente, di esaminare e concludere i suoi pensieri. Quattro, domanda a proposito e risponde come si deve. Letteralmente dice il testo, risponde secondo l'alaha, meshiv ka'alaha. Il Chacham segue una coerenza di pensiero dalla quale non si sposta. E questa coerenza è necessaria per esaurire completamente qualsiasi argomento. Solo quando l'argomento è stato esaurito e tutte le possibilità riviste, si può possedere, acquisire una verità. Se ad esempio si offre una descrizione dell'uomo, si deve parlare dei muscoli, delle ossa, dei tendini, dei vari sistemi, come il sistema digestivo, respiratorio, eccetera. Tuttavia, se si omette uno degli aspetti, come l'aspetto intellettuale, l'intelligenza o altri componenti dell'uomo, la descrizione sarà imprecisa. Rashi su Masechet Avot, infatti non abbiamo certezza che si tratti di Rashi, possiamo chiamarlo pseudo-Rashi, non sappiamo esattamente se è stato Rashi a scrivere questo Perusha Avot, e dice, la pagina seguente, Shuel Kainyanu Meshikalaka, Le Amid Davar Biruro, dice che Meshikalaka, rispondere in accordo con l'Alaka, o come lo dice la traduzione italiana, rispondere come si deve, si riferisce a rispondere a una persona in accordo con la questione principale. Mantenere, come dicevo, una certa coerenza, una coerenza di pensiero. E i Chachamim non parlano di questioni periferiche, ma arrivano al punto principale, tachles, se lo vogliamo dire, su cui poggia l'argomento che stanno discutendo. Perché in questo modo si può assistere meglio, rispondere meglio al nostro interlocutore. Ad esempio, se qualcuno chiede che cosa c'è che non va in una specifica bodasara, una specifica pratica pagana di idolatria o superstizione, amuleto, magie, non dovrei rispondere: ah, questa è una pratica molto antica, però non l'ho mai vista funzionare. Il Chacham risponde differentemente. Dice, spiega che tutto è stato creato da un solo essere,
che governa continuamente tutto ciò che questo essere ha creato. Quindi nient'altro è in grado di sovrascrivere le regole del creatore. E da questa idea essenziale di base deriva che ogni espressione di idolatria che cerca di manipolare il creatore, come superstizioni o magie, è futile. Quindi il Chacham, il saggio, offrendo una definizione di base, rende l'interlocutore capace di applicare questo concetto a più casi, che se gli venisse semplicemente risposto che questa determinata Vodazara, idolatria o amuleto non l'ha mai vista funzionare. Quinto punto, dice prima quello che deve essere detto prima e per ultimo quello che deve essere detto per ultimo. La traduzione dice così, però vi mostro Rabbeinu Yonah su Massechet Avot, lo potete leggere mentre spiego. E in effetti dice che Rabbeinu Yonah questo non significa che il Chacham vada semplicemente in ordine. Qui Rishon, primo, significa prioritario nella logica. Ad esempio, se uno ci chiede come si apre una porta e che cos'è una chiave, il saggio affronta innanzitutto il problema prioritario, che in questo caso è la seconda domanda, non la prima. Spiegando come funziona una chiave, l'interlocutore capisce anche come si deve aprire una porta. Se avesse risposto nell'ordine delle domande, non avrebbe potuto rispondere correttamente, poiché avrebbe dovuto comunque ricorrere a spiegare che cos'è una chiave. Dire una porta si apre inserendo una chiave e ruotandola non può rispondere a questo interlocutore perché ignora che cos'è una chiave. Quindi la persona saggia, il Chacham, anticipa questo problema e affronta l'interlocutore nel modo che meglio risponde a tutte le sue le preoccupazioni. E da questa lettura, questa interpretazione di Rabbeinu Yonah, impariamo anche che l'uomo saggio è preoccupato per il prossimo. Il suo attaccamento alla saggezza non è solo per se stesso, ma apprezza, ama così tanto la saggezza che desidera condividerla. E lo fa in un modo che meglio aiuta gli altri, il suo interlocutore. Il Chacham ha una relazione con la saggezza, così come David HaMelech l'ha detto nel Salmo 119, Lule toratecha shashuai azabati beoni, se la tua legge non fosse la mia delizia, davvero morirei nella mia miseria, dove toratecha, o legge, tua Torah, qui è parallela alla saggezza, alla Chokmah. Quindi per il saggio la saggezza, la conoscenza è qualcosa di prezioso. Apprezza che la saggezza è destinata a tutti e quindi agisce in questo senso. Per esempio, un esempio supremo di un Chacham, di un saggio che ama la saggezza e la diffonde, è Abraham Avinu, che insegnava agli altri ovunque viaggiasse. Questa è la preoccupazione principale della sua vita. Sesto punto, di quello che non ha sentito afferma non ho sentito. Quindi l'ego del saggio, del Chacham, non ha alcun ruolo nella sua ricerca della saggezza. La saggezza riguarda l'esplorazione di ciò che è esterno al sé, quindi l'ego, il sé, è assente in questa ricerca. A lui non importa nulla di aver sbagliato, di dire non lo so. Non ha un'agenda personale o dei pregiudizi che potrebbero offuscare la sua ricerca mettendo il suo orgoglio davanti alla verità. Sette, giusto per finire, finisco con la verità e continuo con la verità, riconosce la verità. In realtà esprime il saggio una verità anche se contraddice la sua posizione dichiarata. Possiamo menzionare il Rambam, Shmona Perakim, che dice Shema Aemet Mipi Omra, accetta la verità da chiunque la dica. Questo è un ulteriore sviluppo del punto precedente. Qui non solo
deve dire non ho sentito nulla sull'argomento, ma addirittura deve ammettere ho torto. Quindi per finire su questa Mishnah 7, la domanda principale è perché il barometro della saggezza si limita, secondo l'autore della Mishnah, della settima Mishnah, al regno del dialogo. Perché non ci viene insegnato che un saggio è colui che trasforma un euro in 10 milioni di euro o colui che inventa un telescopio o qualche altro grande risultato? Forse la risposta è perché lo strumento della saggezza è la parola, ossia che nel processo di acquisizione della saggezza il dialogo stabilisce i passaggi più cruciali per raggiungerla. Ciò che l'uomo fa successivamente con questa conoscenza, ossia i risultati, è semplicemente un'espressione di quella saggezza acquisita. Ma diventare saggi, in primo luogo, richiede una serie specifica di attitudini nelle fasi di acquisizione della chokhmah, della saggezza. Passo alla prossima Mishnah, la Mishnah 8. Dunque, Shiva mine furanuyot ba'in la'olam al Shiva gufe avera. Mikzatan me'aserin, mikzatan enam me'aserin, rab shel batzoret ba'a. Mikzatan re'evim, mikzatan sebe'im, gameru shelo le'aser, ra'av shel me'uma ve'shel batzoret ba'a. Ve'shelo litol et ha'ala, ra'av shel kelaya ba'a. Deber ba la'olam al amitot ha'amurot ba'torah shelo nimseru le'bet din, ve'al perot shebi'it, Hereb ba la'olam al inuy ad-din, ve'al ivut ad-din, ve'al ha'morim ba'torah shelo ha'alacha. Quindi, sette specie di punizioni vengono al mondo per altrettante specie di peccati gravi. Se alcuni premono la decima e altri no, viene una carestia causata dalla siccità. Allora alcuni soffrono la fame ed altri vivono nell'abbondanza. Se tutti hanno deciso di non prelevare la decima, sopravviene allora la carestia causata da tumulto o da siccità. Se hanno deciso di non prelevare la halà, viene una carestia causata dallo sterminio. La pestilenza viene al mondo per tutte le colpe passibili di pena di morte descritte dalla legge e che non dipendono dai tribunali, nonché per la frutta dell'anno settimo di cui non sia stato fatto l'uso prescritto, ossia deve essere destinato ai poveri. La guerra viene al mondo per la giustizia ritardata, per la giustizia contorta e per coloro che interpretano la Torah non in modo conforme alla tradizione. Allora, questa Mishnah elenca varie punizioni inflitte da Kadosh Baruch Hu per diversi tipi di trasgressioni. L'elenco completo continua nella prossima Mishnah e alcune edizioni Pirkei Avot hanno le Mishnayot assieme. In ogni modo non faccio l'analisi di ogni termine qui utilizzato, ma vorrei un po' spiegare in generale. Quelle punizioni qui illustrano l'estensione e la precisione della giustizia divina. E in ogni caso, come vedremo, la punizione si adatta perfettamente alla trasgressione, portando alla luce l'esatto fallimento di ogni trasgressione. La prima serie di trasgressioni riguarda la decima dei prodotti, il maaser. E questo è un aspetto importantissimo della vita agricola nell'antica e moderna Israele. Da quando abbiamo Eretz Israele e di nuovo si compiono le mitzvot atluyot baaretz, le mitzvot dipendenti dalla terra. Trumot e maasrot sono varie, una parte del prodotto, circa il 2% va ai Kohanim, il 10% era dato ai Levim, sezioni del campo erano lasciate ai poveri, un ulteriore 10% era consumato a Yerushalayim o dato ai poveri secondo il ciclo dell'anno agricolo che vi mostro subito. I primi frutti, le primizie erano portate al Tempio, a Shavuot, che festeggeremo tra poco, Be'ezrat Hashem, e ogni 7 anni c'era la Shemitah. Giusto per curiosità, mostro il ciclo del Maaser che stiamo in cui siamo adesso. Noi nell'anno 5780, Tashab, è il quinto anno della Shemitah,
siamo nell'anno di Maaser Sheni, ok? E poi che altre sono state menzionate? La Halà, quindi quando si fa una quantità sufficiente di impasto, la parte Halà viene separata per i sacerdoti, e poi ce ne sono le altre, le decime degli animali, le decime della lana, il dono dei primogeniti, eccetera. E il volume, la complessità delle halachot legate all'agricoltura metterebbero alla prova anche il più devoto degli agricoltori. L'equivalente moderno di questo potrebbe essere, anche se meno tassativo, la pratica accettata separare il maaser dei nostri guadagni dopo aver dedotto tutte le spese. Tali leggi erano evidenti nel periodo quando Am Israel si trovava al 100% su Eretz Israel, ed erano altrettanto evidenti evidentemente una sfida per l'agricoltore ebreo. Gli ebrei hanno sempre riconosciuto tali forme di espressione religiosa come lo Shabbat e le festività. Prendersi un po' di tempo libero dal lavoro ha senso, nessuno può lavorare 7 giorni su 7, 24 ore su 24, senza interruzioni. E il tempo libero dalla routine quotidiana è necessario sia per il rinvigorimento fisico che spirituale, promuove questo tempo libero un mens sana in corpore sano. E anche le festività ebraiche, i Moadim, sono un momento per commemorare il nostro patrimonio culturale, il nostro passato, e riallinearci con il nostro con la nostra spiritualità, oltre a fornirci un periodo di ferie, di vacanze, tra virgolette, significativo e molto necessario dalla monotonia infinita della vita quotidiana. In effetti, un buon numero delle leggi della Torah, indipendentemente dal fatto che l'uomo le avrebbe potuto inventare da solo, come i Chachamim del Medioevo chiamavano le mitzvot sichliot, logiche, ha semplicemente senso per l'ebreo pensante, e possono essere anche profondamente apprezzate se osservate correttamente. La decima è una questione molto diversa. Qui Kadosh Baruch Hu interferisce, tra virgolette, con qualcosa di molto più vicino e caro a noi, con i nostri guadagni e le nostre carriere. Ciò che guadagniamo attraverso il sudore della fronte, attraverso la nostra ingegnosità, gli anni di studio, abbiamo un attaccamento speciale a questo. E nel Talmud vediamo qui Masechet Sotah, pagina 47a, Rabbi Yohanan ce lo dice: Amar Rabbi Yohanan shelosha hinot hen hem makom al yoshevav hen isha al bala hen mekah al mikho. Rabbino Yohanan dice: ci sono tre grazie, la grazia di un posto sui suoi abitanti, la grazia di una donna su suo marito e la grazia di un articolo acquistato sul suo acquirente. Ossia, ciò che guadagniamo o acquistiamo attraverso i nostri sforzi praticamente diventa parte di noi stessi. Quando la religione ci richiede di separarci dal nostro tempo libero, che trascorriamo i fine settimana o i Chagim, le feste, in ricerca spirituale o no, lo possiamo tollerare, persino apprezzare, certamente. Ci sono addirittura molti che trovano nella religione un'escursione interessante e gratificante, un modo appagante di trascorrere un sabato o un altro giorno della settimana, o almeno una piccola parte. La Yahadut, l'ebraismo, tuttavia, nel chiedere di consegnare i nostri guadagni, richiede infinitamente di più. Ci chiede di dare noi, di noi stessi. L'ebraismo chiede quale sia per noi il massimo sacrificio, e quello ci chiede: i nostri redditi duramente ottenuti.
non solo dobbiamo consegnarli a Kadosh Baruch Hu, ma dobbiamo darli liberamente a delle persone che non hanno, tra virgolette, speso sforzi per farlo, ai poveri e alla tribù non lavoratrice, tra virgolette, di Levi. E quando si tratta del povero che bussa alla porta, siamo tutti molto qualificati a giocare a fare Kadosh Baruch Hu, a dire perché non è andata a lavorare, ma quelli sono dei nullafacenti, eccetera. Il messaggio è quindi chiaramente che non siamo altro che custodi delle nostre ricchezze. È un messaggio comune, conosciuto dell'ebraismo. Tutto è un dono di Kadosh Baruch Hu, che avrebbe potuto facilmente attribuirlo al povero, così come l'ha fatto al ricco. L'ha concessa a noi, questa ricchezza, affinché la usassimo nel modo in cui lui intendeva, ossia aiutare i meno fortunati e quelli che, come i leviti, si dedicano completamente al servizio divino, o potremmo dire alla Torah. Infine, se non riusciamo a comprendere questo messaggio, se non riusciamo a riconoscere la vera fonte della nostra ricchezza, Kadosh Baruch Hu troverà la necessità di ricordarcelo. E è qui che viene il parallelo della nostra Mishnah tra la trasgressione e il castigo. Se alcuni decimano, mentre altri no, ne conseguirà una carestia parziale. Per esempio, Kadosh Baruch Hu abbatterà il mercato azionario, risetterà il mercato dell'immobiliare, eccetera. Ossia, solo coloro che si allontanano, che rifiutano di aiutare il prossimo, ne soffriranno. Se nessuno decima, ne conseguirà una carestia più diffusa, derivante da un altro tipo di catastrofe, come una guerra, per esempio. E infine, se neanche la decima dell'impasto, la halà, viene separata, se questa mitzvah viene trascurata, seguirà la carestia totale con conseguente sofferenza diffusa e morte. Ma Kadosh Baruch Hu, dopo questo messaggio un po' duro forse, per ricordarci questo, non solo ci punisce, lui ci premia anche. E il Talmud scrive che la carità, la tzedakah, il dare il maaser specificamente, è l'unica mitzvah nella quale noi abbiamo il diritto di testare Kadosh Baruch Hu. E qui avete il passaggio di Masechet Tannit, pagina 9a, dove è un versetto di Devarim, capitolo 14, dice devi separare la decima per arricchirti. Dice Eshkacher Rabbi Yohanan le Yenuka Deresh Lakish Amarle Emali Pesukech Amarle Aserte Aser Amarle Umay Aserte Aser Amarle Aser Bishvil Shedit Asher Amarle Menalach Amarle Zil Nese Amarle Umishare Nasui El Kadosh Baruch Hu Veaketiv, Lotena Sueta Shem, Amarle Achiamar Rabbi Oshaya, Hutz Mizesh Neemar, Abiu et Kola Maaser El Beta Otsar, Viteref Bebeti, Uberhanuni Nabazot, Amar Adonai Tzevot, Im Lo Eftach Lachem, Et Arubota Shamaim Barikoti Lachem Beracha Ad Belidai. Qui Rabbi Yohanan ha trovato al figlio di Resh Lakish e gli ha detto: dimmi il tuo versetto, insegnami un versetto della Torah. E gli ha insegnato questo versetto: asserte asser, dovrai decimare i tuoi guadagni. Rabbi Yohanan gli ha chiesto che cosa vuol dire asserte asser, e il figlio di Resh Lakish gli ha detto: asser bishvil shetit asher, separa la decima affinché tu possa diventare ricco. E Rabbi Yohanan gli chiede: da dove l'hai imparato? E il figlio di Resh Lakish gli dice: va e prova a farlo. E Rabbi Yohanan dice: ah, a caso è permesso testare Kadosh Baruch Hu? È scritto in Devarim: vav lo tenasuet Hashem, non mettete alla prova Kadosh Baruch Hu. Amar lei, il figlio di Resh Lakish, ha detto: ahi amar Rabbi Oshaya, chutz mize, è vero,
non abbiamo il diritto di mettere alla prova Kadosh Baruch Hu, ma qui sì, in tutte le mitzvot tranne questa, come è scritto nel libro del profeta Malachi: portate le decime intere nel tesoro del Tempio perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi pure alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti, se io non vi aprirò le catenate del cielo e non riverserò su di voi benedizioni sovrabbondanti. Quindi, cosa dice questo passaggio? Di solito non abbiamo il diritto di mettere alla prova Kadosh Baruch Hu, dire per esempio, credo in te solo se mi dai un segno, o compirò la Torah solo se mi dai ciò che voglio, o Kadosh Baruch Hu se mi fai vincere il Super Enalotto, mi metterò le tefilin in tutti i giorni. Kadosh Baruch Hu non dà passaggi gratuiti. Noi preghiamo a Dio e Lui è misericordioso, ma questo non fornisce alcuna garanzia che risponderà o che la risposta sia sì. La carità, la tzedakah, il maaser, tuttavia, è una questione diversa. Abbiamo il diritto di mettere alla prova Kadosh Baruch Hu, dare più carità, dare più tzedakah per aspettarci di vedere i risultati. E quindi letteralmente si trova nelle nostre mani di rendere Kadosh Baruch Hu più presente, più evidente nella nostra vita, dare a lui e visibilmente vederlo restituirci ciò che abbiamo dato. La tzedakah quindi ci offre un'opportunità unica, un privilegio di lasciare andare, di dare una parte di noi stessi a Kadosh Baruch Hu e nel processo consentire a Kadosh Baruch Hu di entrare nelle nostre vite. Passo alla Mishnah 9, l'ultima. Mi sono reso conto che è una versione, come vi dicevo, un po' diversa. La Mishnah, della traduzione italiana, è un po' più lunga, ma il tema è lo stesso e comunque tratterò del tema della scemità legato a questa Mishnah. Chayara ba la olam al shivuat shav al chilul Hashem galut ba la olam al ovedei avodah zarah ve al gilui arayot ve al shefichut damim ve al hashmatat haaretz. Voi dovreste avere la versione italiana anche un'altra parte che dice בארבעה פרקים עד דבר מתרבה, ברביעית ובשביעית וממוצאי שביעית ומוצאי חג, שבכל שנה ושנה, ברביעית מפני מעשר אני שבשלישית, בשביעית מפני מעשר אני שבשישית, ובמוצאי שביעית מפני פירות שביעית, ומוצאי חג שבכל שנה ושנה מפני רזל מתנות עניים. Allora, comunque vi dicevo, il tema è lo stesso, continua un po' il tema della Mishnah precedente, quindi ancora le Masrot, vi leggo la traduzione, le bestie feroci vengono al mondo per i giuramenti falsi e per la profanazione del nome di Dio, l'esilio viene al mondo per l'idolatria, per l'immoralità, per l'omicidio e per la mancata osservanza del riposo settennale della terra, la scemità. E la parte che io non avevo, però vi leggo comunque, le epidemie aumentano in quattro periodi, nell'anno quarto, nell'anno settimo, all'uscita del settimo e al termine della festa delle capanne di ogni anno, nel quarto anno per la mancata prelevazione delle decime che si dovevano ai poveri nel terzo anno, nel settimo anno per la mancata prelevazione delle decime che si dovevano ai poveri nel sesto anno, all'uscita del settimo anno per non aver osservato la legge relativa ai frutti del settimo anno, al termine della festa delle capanne di ogni anno per aver defraudato i poveri dei doni a cui hanno diritto, conforme a Vaikra 19, durante il raccolto devono essere destinate al povero le spie cadute a un angolo del campo, la PA. Quindi, quello che volevo vedere con voi è principalmente questa parte, l'esilio viene al mondo per l'idolatria, per l'immoralità, per l'omicidio e per la mancata osservanza del riposo settennale della terra. Quindi questo elenco è un elenco forte e speciale che ci fa chiedere perché la mancata osservanza del riposo settennale da terra, la scemità, è inclusa in questo gruppo. Le altre tre trasgressioni, Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shefichut Damim, idolatria,
l'immoralità, rapporti sessuali proibiti e l'omicidio, versare il sangue, sono in realtà le tre trasgressioni per le quali la persona deve accettare la morte piuttosto che trasgredire. Yehareg ve'aliabor. Se da un lato la scemità è importante, perché dovrebbe comportare la stessa punizione delle altre tre? Ma come vi dicevo, la scemità l'abbiamo letta Shabbat scorso all'inizio di Parashat Behar, questi versetti, Vedaber Adonai el Moshe Behar Sinai Lemor, Daber el Bnei Israel Marta Alehem, Kitavo e la Arez Asheranino Telachem Veshabeta Arez Shabbat Ladonai, Sheshanim Tizrasadecha Veshanim Tizmor Karmecha Veasafta et Tebuata. Bashana Shibirit, Shabbat Shabbatoni el Arez Shabbat Ladonai, Sadecha lo Tizra Vecharmecha lo Tizmor. Il Signore parlò a Mosè nel monte Sinai con dire: parla ai figli di Israele e di loro, quando sarete entrati nel paese che io sto per darvi, la terra deve riposare un Shabbat al Signore. 6 anni seminerai il tuo campo e 6 anni poterai la tua vigna e ne ritirerai il prodotto. Ma nell'anno settimo la terra va sabato di riposo, sabato ad onore del Signore. Il tuo campo non seminerai e la tua vigna non poterai. Allora, questi versetti, come dicevo, dell'inizio di Parashat Behar, contengono una frase che ha provocato una discussione tra i Mefarshim, tra i commentatori, che è Shabbat Lashem, sabato ad onore del Signore. E Ramban Nachmanide, nel suo Perush, menziona la nostra Mishnah per spiegare l'importanza, per sottolineare l'importanza della scemità. Il primo passo per comprendere la scemità è la difficoltà che questa mitzvah presenta. E ci sono due ragioni principali per cui la scemità è particolarmente difficile da compiere. Il primo motivo è generale, che si applicherebbe a tutti, è la sicurezza finanziaria di una persona. L'agricoltura non è più un business comune di Am Israel, anche se adesso che Baruch Hashem abbiamo Medinat Israel, gli ebrei sono ritornati all'agricoltura, quindi può essere forse difficile identificare la prova, il test di fede al quale il contadino ebreo era messo, davanti al quale il contadino ebreo era messo quando si avvicinava l'anno della scemità. Potrebbe essere più facile per noi comprendere questa sfida, questa prova, se considerassimo come reagiremmo se ci fosse una mitzvah parallela alla scemità chiudere il negozio per un anno o di smettere di lavorare un anno sabbatico non retribuito. Sarebbe facile per noi di chiudere il negozio o di non andare a lavorare per un anno? Probabilmente potremmo comprendere la promessa di Kadosh Baruch Hu, ossia che ci farà avere molto successo economico gli anni precedenti, nella misura in cui ciò non ci danneggerà, ma abbandonare completamente i nostri mezzi di sussistenza, la nostra parnassà, per un anno non è cosa facile. Il secondo motivo è specifico dell'attività agricola. Si possono trovare molti discorsi sul rapporto tra un agricoltore e la sua terra. L'agricoltura crea un legame tra una persona e un particolare pezzo di terra. Questa persona mette il suo lavoro, la sua fatica nella terra e la terra gli risponde producendo raccolti che rappresentano il suo sostento, la sua parnassà. Mentre le altre professioni possono avere uno strumento, un luogo di lavoro che è legato indirettamente alla loro parnassà, al loro sostentamento, le altre professioni non sviluppano questo livello di legame, quasi di simbiosi, di qualcuno che vive e lavora un particolare appezzamento di terra per molti anni. Quindi un agricoltore, mentre si avvicina alla scemità, ha due preoccupazioni. Una è la sfida
per quanto riguarda la sua capacità di accettare la promessa di Kadosh Baruch Hu, che lui sarà in grado di vivere anche senza lavorare per quell'anno, e l'altra è una sfida di cedere il rapporto personale con la terra, il senso del diritto di usare la terra come si desidera. L'idea alla base della scemità, che è suggerita attraverso il linguaggio della Torah e la lettura che ne fanno i Chachamim, è che proprio come lo Shabbat settimanale Zecher le Maase Bereshit ci ricorda lo Shabbat originale quando Kadosh Baruch Hu ha smesso di creare, anche lo Shabbat della Shemitah, che qui nel testo di Behar è chiamato Shabbat, ricorda la creazione. Questo particolare strumento che Kadosh Baruch Hu crea, la Shemitah, ci ricorda che attraverso la sua creazione dell'universo, Kadosh Baruch Hu è il vero proprietario del mondo e quindi della terra che l'agricoltore sta lavorando. Una persona che riconosce veramente che Kadosh Baruch Hu è la causa della sua esistenza personale e del mondo, riconoscerà anche che il suo sostentamento, la sua parnassà, proviene dal suo creatore. Poiché quel creatore afferma che ci sosterrà anche quando ci impegniamo diversamente dal nostro solito lavoro, possiamo fidarci che lui ha la capacità di sostenerci nell'anno della Shemitah. Se Dio può mantenere l'universo intero, può mantenere anche noi. Quindi le halachot della Shemitah obbligano una persona a valutare le sue convinzioni, la sua fede, e a vedere se accetta veramente che la sua esistenza dipende dal suo creatore, o se è caduto nell'errore di credere che possa esistere indipendentemente dalla volontà di Kadosh Baruch Hu. E allo stesso modo, sebbene l'agricoltore possa essere naturalmente incline a considerare la terra come un'estensione di se stesso, dicevo, una relazione di simbiosi, deve essere disposto ad accettare che alla fine la terra non è realmente sua. Appartiene a colui che l'ha creata, Mishia Marve Ayaolam. E solo seguendo le leggi del creatore è che ha il diritto di usare questa terra. Questo si lega anche a quello che abbiamo detto della Parnassà in generale. Seguendo questo approccio, possiamo spiegare perché la Shemitah è elencata tra le trasgressioni che portano all'esilio nella nostra Mishnah. Eretz Israel ci è stata data per un motivo. Dovremmo usarla per vivere secondo la volontà di Kadosh Baruch Hu. L'idolatria, le violazioni sessuali, l'omicidio vanno tutti contro le aspettative minime della Torah su come dovrebbe funzionare una società. Quindi, quando queste vengono violate, quella società non merita più ciò che gli è stato attribuito. Allo stesso modo, la Shemitah è una distorsione primaria del rapporto della terra, non compiere la Shemitah. Kadosh Baruch Hu ha sottoposto la terra a condizioni relative al suo uso e colui che viola la Shemitah le ha respinte, quindi non merita più il terreno che gli è stato dato di usare. Ed ecco perché la Shemitah si trova tra queste trasgressioni gravissime, Yareg e Baliavor, ed è menzionata come causa possibile della galut, dell'esilio. Ho finito qui, grazie mille, spero di partecipare ancora, spero che Kadosh Baruch Hu ci liberi da questa magà del coronavirus presto. Qui noi come voi stiamo cominciando piano piano a riaprire le attività, i Batei Knessiot saranno aperti verso la metà di giugno e che Kadosh Baruch Hu ci liberi dal coronavirus e possiamo ritornare ad avere dei shiurim personali con presenza fisica. Kol tuv e a presto.